mondo. Secondi, Ughio, non ce la fai. Quando torni, dai, quando torni. L'applauso è stato veramente fortissimo. Ringrazio tutti, è una grande soddisfazione. Io ho sempre un sacco di cose da dire, ma oggi non posso, non ho niente da dire, ho finito le parole. Va bene, sono troppo contento di correre a casa. Ci mancherebbe, poi lui è vincitore del titolo Coppa Italia RS2000 nel 21 nel 22, quindi dai. Speriamo bene, speriamo di fare una bella figura e di onorare tutto questo pubblico. Ci mancherebbe altro. Va bene, facciamo i soliti debiti scongiuri, non vi dico come si fanno, ma loro lo fanno. Ok, allo scoccare delle 18.10 se ne vanno anche Ugo Valdarchi e Giorgio Rico. E allora...
in sinistra 3 che apre in destra 3. E poi occhio, deviazione destra in inversione sinistra. Inversione, ok, destra, sinistra, destra 2, in destra 2, ok, sinistra 2. Abbiamo provato a prendere le misure, ma qualche misura l'abbiamo sbagliata, abbiamo preso due volte, ci siamo girati in due inversioni con le balle di fieno, lì abbiamo perso tanto. Abbiamo fatto qualche buon tempo, siamo contenti, siamo divertiti, adesso cerchiamo di rientrare nella top 10 all'ultimo giro e poi vediamo come va, va. Comunque ci stiamo divertendo tantissimo. Due parole da Damica, qualche ringraziamento. Innanzitutto l'amico che ci sta aiutando con... per la sponsorizzazione, l'Autovam, nella persona di Sergio che è il titolare, che è una persona eccezionale e ha creduto in noi. Noi ce la stiamo mettendo tutta, la macchina è fantastica, è un divertimento non da poco, dai. Cerchiamo di arrivare alla fine e migliorare la classifica almeno. Allora. Crepi, grazie. Abbia sbagliato tutto, io ho fatto tanti errori, mi sono divertito tantissimo, ma la cosa più bella è vedere tutto questo pubblico, non solo a Iglesias, in tutta la... dove siamo passati c'era tanto di quel pubblico che dimostra che questo territorio merita il rally, è giusto che ci sia un rally ed è stato veramente bellissimo. Un grazie a tutti quelli che sono venuti sulle prove e vi ringrazio veramente tanto, è stata un'esperienza indimenticabile. Ragazzi, alla pelle d'oca, ve lo dico io. Ugo Valdarchi della Mistra Racing insieme al fedele navigatore Giorgio Orico, grazie ragazzi. Sono arrivati i tredicesimi assoluti. È arrivato undicesimo assoluto, è l'equipaggio con la vettura numero 14.